Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Oggi facciamo un video diverso dal solito perché, come avete visto, stanno girando un po' il format che stiamo un po' prendendo spunto da Amico di Fuse Gamer o Blindato. Ho visto un paio di video sul suo canale in cui va a giocare ai virtuali. Oggi facciamo un video simile. Innanzitutto voglio dirvi, ragazzi, che solo maggiorenni, non andate a buttare soldi, non evitate, ragazzi. Quindi se siete minorenni, chiudete il video. Comunque prendetela solamente per ridere, per farvi due risate. Non assolutamente, ragazzi, non andate a giocare perché non ne vale la pena. A meno che non siete con gli amici, volete spendere quella 2 euro, no? Ci sta. Comunque è una cosa che alla fine tutti quanti facciamo, che lo vogliamo dire o no, quella 2 euro con gli amici ogni tanto ce la andiamo a buttare. Però, siccome ne capisco ben poco, ho deciso di farmi aiutare dagli amici di Virtual Bar, che ne capiscono sicuramente meglio di me sui virtuali. Sono stati così gentili da mandarmi una strategia che andremo a usare quest'oggi. Mamma, adesso vi faccio vedere la strategia che dobbiamo usare. Budget è di 20 euro, dobbiamo fare 4 giocate e vediamo poi il risultato finale, ragazzi. Ma entriamo, iscrivetevi al canale, lasciate like e fatemi sapere se volete altri video del genere. Prima però di procedere con la strategia, ci facciamo un paio di giocate noi, un po' alla cazzum, come si suol dire. 10 euro di budget pre strategia e vediamo un pochettino che combiniamo. E poi invece andiamo di strategia, un minimo di possibilità in più. Vai, vince la prima giocata della tua. La faccio io. Vai, mi affido a te. Scegli come lo vuoi. Guarda, vedi come. Diciamo così. Muoviti che 30 secondi. Vuoi un po' le 1. Solo l'anno 2, proprio così, a cazzo veramente. Non devo provarci. Non esagerato, massimo 3 partite. Casa multicolo. Grande roba si mette, metti nel basso. Non devo provare. Metti 1 euro 2, metti 2 euro. Dei 12 20 euro, tanto troppo difficile, non ti preoccupare, non lo prendiamo mai questo. Quindi allora, uno è il Napoli, Genoa deve fare 1 o 2 gol, 2 dell'Atalanta, Fiorentina deve fare 1 o 2 gol. Però te la sentivi questo? Maratona, se devi segnare. Atalanta dovrebbe vincere. Sì, del Napoli, sì, del Napoli, zitto. Napoli 2-0. Sopra delle cose. Genoa e Fiorentina mancano 2. Fiorentina. Genoa ha segnato per un gol di Fiorentina, se vedete. Non vado qua. Grazie, aiuto. Peccato. Oh, però. Solo per un gol della Fiorentina. Sì. A few moments later. Ricapitolando, quindi. Bologna e Fiorentina con le gol. Del Spezia con le gol. Segnato un gol. Fattibile. 3 euro, 14 euro. Ah, segnato già sta perdendo. Di mondo di. Vabbè, che si finisce 0-0. Ci ha messo con le gol. Deve segnare 8 e 2 qua. E fa gol lo Spezia. Possibile. No. No. 0-0, la cerita. Perché quando iniziano a fare tutte quante le azioni sbagliate, clamorosamente esce 0-0. Chissà qua la prende, detto. Ah, io. Questa è vincente. Osserva tu. Osserva. Mamma, Napoli Salernità. Napoli Salernità. Cioè, questa deve giocare X. No, frate, devi mettere X qua. Ah. Metti Napoli Salernità X, noi la pariamo. Più under. Anzi, no. Ah, metti sull'X, no, guarda, no. Che già sta assai. Solo questo metti di 2 euro. Oh, mi sta sentendo. Ti amo. Che hai messo? Troppa roba. 26 euro. Ehi, ma perché non fa queste cose con io? Verona Bologna, del 3,5, Samba, Atalanta. Tassien. Va. A noi ci interessano, quindi. Samba e Atalanta, che da fa almeno un gol, non sono due Atalanta. Abbiamo X e under Napoli Seriana e siamo subito Napoli. Veramente molto bene. Devi finire una volta che Napoli Seriana è chiaro. Verona poi teniamo under 3,5. Under 3,5. Verona 1-1. Posso fare massimo altro gol. Fa 2-0 e Napoli abbiamo perso. Verona Bologna pure non possono segnare più. Ma ah, frate, non dia mai niente. 3-0 Samba, non ne hai presa una. Complimenti. Una l'hai presa, l'hanno 3,5. Ma non serve a niente. Aspetta, sentivi questo. Many hours later. E dopo 10 euro di fallimenti è finalmente arrivato il momento di passare alla strategia di Virtual Bar. Andiamo la riga qua. Ma io domani come si fa? Troppo tempo. Over 1,5 casa alla prima. Poi over 1,5 ospite all'ultima. E ci dobbiamo mettere sopra 4 euro. Mezzo casa, over 1,5 ospite. La stessa giornata devi giocare. Aspetta, numero... che si fa il gioco. Ok, 4 euro su questa, quindi. Numero 1, casa multigol, 3 o più gol. Poi numero 10, ospite multigol, 3 o più gol. Questa volta è da 1 euro. Da 1 euro 55 euro, se si vede. Vai. Questa qua è impossibile. Vai. Quella è l'altra, bisogna pigliare. Ok, 5 euro, andiamo a pagare. Casa, over 1,5 Roma Spezia. E già una Bologna, ospite over 1,5. Quindi da fare 2 gol a Roma e 2 gol in Bologna. O 3 gol, almeno 3 gol a Fiorentina e 3 gol il Bologna. Bologna e Roma devono segnare. Vai Roma. Che gol sei mangiato lì? Vai. E uno. Uno è andato. No, il Bologna non penso che faccia due. Eh,
Questo è in maniera sostituita. Uno è un gol del Bologna? È un gol della Roma, uno del Bologna. La prima è andata. Ha fatto solo un gol il Bologna e solo uno la Roma. Ripetere questo per quattro volte praticamente. E poi in base a quello che facciamo, sì. Quindi sempre lo stesso, ma sempre Bologna, Samp. Devi mettere quindi casa over 1.5. Per l'ultima, ospite over 1.5. Qua, 2.34. Oh. Ok. Samba, questa 21 euro. Poi devi mettere gol 3 o più. Vai, 3 o più, 4.89. Ospite multigol. 10. Vai. Ok. 10. Vai, Samba. Quanto ci mettiamo? Un euro. Ok, la seconda. Allora, ma deve fare 2 gol la Sampdoria e 2 gol... No, cioè 2 gol il Bologna e 2 gol il Genoa. Angolo. E da. Vai. Quando fanno così proprio che non le devi via. Lo Sassuolo, siamo un genio. Da 0 Sassuolo. Da. Ma che devo fare il contrario. Ok. Ok. Un'altra andata. La partenza non è delle migliori, siamo a metà praticamente, quindi dobbiamo fare 4 set. I primi due sono andati. Guarda, altri due. Non perdiamo speranza. Sempre casa over 1.5 alla prima e ospite over 1.5 agli ultimi. Faccio. E che si sì. 27 euro. Cioè già questo è almeno. Cioè basta prenderne uno, la frate alla fine. Sì. E poi invece casa alla prima 3 più, quindi che Bologna deve fare 3 gol. E comunque 7.50 con un Milan fa 3 gol. Qua con un euro abbiamo 45 euro praticamente. 50 euro. E andiamo in cassa. Io cazzo. Troppo la terza giocata non è andata registrata per sbaglio le partite, ma comunque è stata persa. Quindi si procede alla quarta giocata. Io non abbiamo registrato per sbaglio. Allora facciamo la giocata. È sempre lo stesso metodo. Quindi questa qua è la quarta. Su 4 tentativi, quindi è l'ultimo e bisogna cercare di prendere, altrimenti dobbiamo giocare altre due volte quello che abbiamo giocato fino a mo'. Sempre casa over 1.5, Torino Genoa e Inter Verona ospite over 1.5 con 4.30 euro, e poi l'altra invece è sempre 3 gol di quella di casa e 3 gol quelle ospite, che è 1.55 euro. Previa che sta, ci siamo concentrati. Torino servono 2 gol e poi 2 gol del Verona contro l'Inter. Andiamo a vedere se è una volta buona. Cross. Verona però ancora 0-0. Pure Verona. Serve 1 e 1. Signore, Eugenio. Deve fare un altro con la Roma e un altro Verona. No, uno è il Torino e uno è il Torino. Però come partenza ci è la migliore fino a mo', penso. Sì. Allora Torino. No. E da. Va. Va. Torino. Verona solo. Minuti mancano, l'ultima azione da rete. Yeah, un bel gol, l'ultimo secondo, Finito. Questo però è di pochissimo. Allora, quindi, dopo, vedi se li abbiamo persi tutti quanti, che dobbiamo fare? Allora, se per le 4 volte siamo in cassa, no? Se invece le prime 4 volte siamo in cassa 0 una volta, ripeti le giocate per altre 2 volte. Sempre la partita numero 1 e numero 10. Quindi dobbiamo fare sempre la stessa cosa. Sempre la stessa cosa gli altri 2 volte. No, io, voi non fate. Se quella volta proprio con gli amici, altrimenti evitate. Sempre, io, 4 per più 25. Cioè, sempre la cosa che se ne pigli una e se ne vado già in parità almeno. 1 euro, 45 euro praticamente. Andiamo a vedere. 2 gol la Fiorentina in casa con la Samp e 2 gol la Salernitana, quindi... Prima stavo io, per prima veramente per poco. Prima per un gol del Verona. La Salernitana balla. La Samp, ci interessa. Prima la Fiorentina. A parare. Stanno andando granché. Non va manco questo. Se così mi mancano... Sì, vabbè, quella maledetta. Quella maledetta questa, quella che non entra mai. 2-0 a Bologna. No. Ti strappa. Ultimo tentativo, no? Altrimenti ci fermiamo. Ovviamente, perché voglio non buttare tutti questi soldi. L'ultima, cioè se pigliamo dobbiamo continuare. Se perdiamo, basta. Abbiamo finito 30 euro. Con il Milan, due con il Bologna. Per il Sassuolo, giustamente. Milan, vai. Sassuolo. Sei con il Bologna? Manco il tempo di fantasia. Grazie.
A few moments later. Aiu, quindi come avete visto, anche con le migliori strategie si può studiare la probabilità, ma non si può mai essere sicuri di andare in casa, altrimenti saremmo tutti quanti ricchi. Quindi se dovete fare per divertire con gli amici ogni tanto, fatelo. Se volete fare le strategie, forse un po' meglio, fatela una volta, magari proprio raramente, e magari ci mettete qualcosa in più per farlo di strategia, come ha fatto Virtual Bar. Comunque vi lascio il link in descrizione per trovare il modulo di Virtual Bar, se vi va. Iscrivetevi al canale, fatemi sapere se volete un altro video del genere, magari riproviamo la strategia. Ci vediamo al prossimo video. Ciao io.